Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, in questo sabato santo, giorno di sosta presso il sepolcro del Signore, giorno di attesa della sua risurrezione, ci uniamo al gemito di tutta l'umanità, che attende di essere liberata dalla pandemia che uccide e toglie vita. In questa attesa ci viene incontro il volto mite e umile del Signore, impresso sulla sindone, che custodiamo come un tesoro prezioso nella nostra città e nel nostro paese. Prepariamo gli occhi del cuore alla visione del suo volto e all'ascolto della sua parola. Quando le tenebre invadono le nostre vie, fa splendere la tua luce. Quando il dubbio oscura la nostra speranza, fa splendere la tua luce. Quando la fatica rallenta il cammino, fa splendere la tua luce. Preghiamo, o Padre, che hai glorificato il tuo unico Figlio Gesù Cristo nella sua beata passione e lo hai costituito, Signore, nella sua risurrezione dai morti. A noi che ci apprestiamo a venerare la sua immagine, raffigurata nella Santa Sindone, dona di completare il suo volto glorioso. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Iniziamo la nostra preghiera davanti alla Sindone mettendoci in ascolto del messaggio di Papa Francesco, che ringraziamo sentitamente di questo dono che ci fa nel rendersi presente all'incontro con la Sindone, per chiedere al Signore di liberarci dall'epidemia che semina morte e sofferenza in tutto il mondo.
Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Cesare Nosilia, Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa. Ho appreso, caro fratello, che il prossimo Sabato Santo ella presiederà una celebrazione nella cappella che custodisce la Sacra Sindone, la quale in via straordinaria sarà resa visibile a tutti coloro che parteciperanno alla preghiera mediante i mezzi di comunicazione sociale. Desidero esprimerle il mio più vivo apprezzamento per questo gesto, che viene incontro alla richiesta del popolo fedele di Dio, duramente provato dalla pandemia del coronavirus. Mi unisco anch'io alla vostra supplica, rivolgendo lo sguardo all'uomo della Sindone, nel quale riconosciamo i tratti del servo del Signore che Gesù ha realizzato nella sua passione. Uomo dei dolori che ben conosce il patire, egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori, è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Nel volto dell'uomo della Sindone vediamo anche i volti di tanti fratelli e sorelle malati, specialmente di quelli più soli e meno curati, ma anche tutte le vittime delle guerre, delle violenze, delle schiavitù e delle persecuzioni. Come cristiani, alla luce delle scritture, noi contempliamo in questo telo l'icona del Signore Gesù crocifisso, morto e risorto. A Lui ci affidiamo, in Lui confidiamo. Gesù ci dà la forza di affrontare ogni prova con fede, con speranza e con amore, nella certezza che il Padre sempre ascolta i suoi figli che gridano a lui e li salva. Caro confratello e tutti voi, cari fratelli e sorelle, che parteciperete attraverso i media alla preghiera dinanzi alla Sacra Sindone, viviamo questi giorni in intima unione con la passione di Cristo, per sperimentare la grazia e la gioia della sua risurrezione. Benedico Vostra Eccellenza, la Chiesa torinese e tutti voi, specialmente i malati e i sofferenti, e quanti se ne prendono cura. Il Signore doni a tutti pace e misericordia. Buona Pasqua. Roma, San Giovanni in Laterano, 9 aprile 2020, fraternamente Francesco.
Signore Gesù, noi ti rendiamo grazie perché hai preso su di te i dolori di ogni tempo e di ogni uomo, il tuo volto, le tue mani, i tuoi piedi, il tuo costato e tutto il tuo corpo sono per noi fonte di speranza, perché l'amore è penetrato nel buio estremo del male e del dolore. Donaci la luce della fede, donaci la forza dell'amore. Concedici di ascoltare la tua voce, che ci chiama a testimoniare nel mondo la vittoria sul peccato e sulla morte. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Signore, contempliamo il tuo volto nella tua maestà dolorosa. I tuoi occhi chiusi parlano di un dolore composto che ha finito di soffrire. I segni di una sofferenza grande, gonfiori e ferite, sangue sulle guance e dai capelli. Segni di fratture sul naso e sulle labbra ci ricordano le parole di Isaia. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori. Che ben conosce il patire. Eppure questo volto non comunica soltanto dolore, ma amore. Il tuo volto è il ritratto più espressivo della solidarietà con ogni dolore umano, lo specchio più autentico della bellezza del Padre. Contempliamo le tue mani, Signore, quelle mani grandi e abili nel lavoro, rese forti negli anni di Nazareth, quelle mani delicate e attente, rese tenere dall'amore della madre. Le tue mani, che hanno spalmato gli occhi del cieco perché potesse recuperare la vista. Le tue mani, che hanno spezzato il pane e porto il vino nell'ultima cena perché i discepoli comunicassero al dono della tua vita. Ora sono raccolte sul corpo sepolto e sembrano dire, come è scritto nel Vangelo di Giovanni, tutto è compiuto. Ai discepoli parlano della verità eterna del tuo amore, che non ha serrato i pugni per difendersi e condannare, ma le ha tenute aperte insieme alle braccia, per tutti e per sempre.
Contempliamo il tuo cuore trafitto, Signore Gesù. Il tuo corpo è già penetrato nel mistero della morte, ma dal tuo fianco squarciato il tuo cuore ha ancora qualcosa da donare. Come racconta il Vangelo di Giovanni, vedendo che era già morto, uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Quella macchia abbondante di sangue vicina al costato parla del tuo amore che genera vita. Come dal costato del primo Adamo è stata tratta Eva, così dal tuo costato dormiente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. Dal Vangelo secondo Luca. Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del Tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. C'era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, persona buona e giusta. Non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, una città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora deposto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
Cari fratelli e sorelle, la Sindone è l'icona del Sabato Santo, di questo giorno di assoluto silenzio in cui la Chiesa veglia accanto al sepolcro del suo Signore, in attesa dell'evento stupendo e atteso della sua risurrezione, che inonda di luce la notte santissima della Pasqua. Anche noi oggi contempliamo il volto e le piaghe del Signore morto, ma con la speranza nel cuore che avremo presto, questa sera stessa, nella veglia, l'annuncio della sua vittoria sulla morte. In questi tempi travagliati e complessi, molti anche credenti non hanno più occhi per vedere e riconoscere accanto a sé il Signore, fonte prima di speranza e di forza, per affrontare serenamente e con coraggio la situazione di epidemia che semina morte e tante preoccupazioni nelle persone riscontrate positive al coronavirus. La Sindone ci aiuta ad andare oltre il proprio travagliato vissuto e a scoprire che c'è in esso un messaggio di morte e di vita strettamente congiunte nella vicenda storica di Cristo e della sua passione. E questo apre il cuore, la mente e la parte più intima e profonda di ciascuno alla fede e alla speranza. Fissando il sacro telo con intensa meraviglia, ci si accosta alla prova dell'amore più grande, rivelato da questa immagine tanto unica da differenziarsi da mille altre prodotte da mano d'uomo, secondo canoni noti della tradizione, della pietà e dell'arte. Accanto alla contemplazione che accompagna la nostra preghiera, una particolare intensità si riversa su questo commovente specchio del Vangelo, come l'ha chiamata San Giovanni Paolo II. Specchio perché riflette la perfezione quanto il Vangelo si rivela della passione e morte del Signore. Specchio perché riflette anche noi stessi, chiamati ad accogliere nella Sindone la nostra più piena umanità, che si apre all'incontro dell'amore che il Figlio di Dio ha avuto e ha per ciascuno di noi e per tutta l'umanità. Sì, il fiume di pellegrini che nei secoli è passato davanti alla Sindone è fatto di persone che sono come gocce di un'umanità bisognosa di Dio, del suo affetto misericordioso, della sua comprensione amorosa e solidale, e che vuole sentirsi amata da un gesto di predilezione, accolta da un abbraccio affettuoso che rincuora e unisce. Allora, insieme a Papa Francesco, possiamo ben dire che il nostro non è un semplice osservare la Sindone, ma è un lasciarsi guardare da essa. Quel volto agli occhi chiusi è il volto di un defunto, eppure misteriosamente ci guarda e nel silenzio ci parla per farci comprendere quale grande sofferenza ha dovuto patire a causa dei nostri peccati e per liberarci dal peccato e dalla morte. Com'è possibile? Come mai il popolo fedele vuole fermarsi davanti a questa icona di un uomo flagellato e crocifisso? Perché la Sindone ci invita a contemplare Gesù di Nazareth, morto e risorto. La sua immagine impressa nel telo parla al nostro cuore e ci spinge a salire il monte del Calvario, a portare insieme con lui il legno della croce e immergerci nel silenzio eloquente dell'amore e lasciarci raggiungere da questo sguardo che non cerca i nostri occhi, ma il nostro cuore. Attraverso la Sindone ci giunge la parola unica e definitiva di Dio, l'amore fatto uomo incarnato nella nostra storia, l'amore misericordioso che ha preso su di sé tutto il male del mondo per liberarci dal suo dominio. Questo volto sfigurato
ci ha ricordato ancora il Papa. Assomiglia però anche a tanti volti di fratelli e sorelle malati, specialmente quelli più soli e meno curati, ma anche le vittime delle guerre, delle violenze, delle schiavitù, delle persecuzioni. Eppure quel volto della sindone comunica una grande pace. Questo corpo torturato esprime una sovrana maestà. È come se lasciasse trasparire un'energia contenuta ma potente. È come se ci dicesse: abbi fiducia, non perdere la speranza. La forza dell'amore di Dio, la potenza del risorto, vince ogni avversità e persino la morte. Sì, la sindone ci invita ad accogliere quest'annuncio. Più forte è l'amore e ad esserne testimoni ogni giorno mediante i segni di quella carità che suscita speranza nel cuore dei poveri e di chiunque l'accoglie con fede. I Vangeli ci narrano di donne che vanno al sepolcro portando oli profumati per la sua sepoltura. Sono gesti di affetto e di pietà che diventano una profezia di vita e di vittoria. Il corpo del Signore è profumo sparso sul legno della croce e nel cuore dei discepoli. Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l'universo riceve energia, esistenza e vita, noi veniamo a te per invocare la tua misericordia, poiché oggi sperimentiamo ancora la fragilità della condizione umana, nell'esperienza di questa pandemia virale. Noi crediamo che sei tu a guidare il corso della storia dell'uomo, e che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro destino, qualunque sia la nostra umana condizione. Per questo affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie. Per il mistero pasquale del tuo Figlio, dona loro salvezza e sollievo. Al tuo amore che non abbandona, affidiamo tutti i defunti di questi giorni in ogni paese del mondo. Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito, rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà. Sostieni i medici e gli operatori sanitari, gli educatori e gli operatori sociali nel compimento del loro servizio. Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza, per intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi, medici e guaritori, allontana da noi ogni male. Liberaci dall'epidemia che ci sta colpendo, affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. In te noi confidiamo, a te innalziamo la nostra supplica, per Cristo nostro Signore. Amen.
La benedizione del Signore sia sempre con noi e ci accompagni nell'attesa di celebrare nella gioia la risurrezione del Signore. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Bentrovati in questo clima di grande raccoglimento, di grande silenzio che si è creato nel nostro cuore, probabilmente e sicuramente anche nelle vostre case, dovunque state seguendo e partecipando a questa contemplazione straordinaria della Sindone del Sabato Santo 2020. L'Arcivescovo di Torino, che mezz'ora fa ha inaugurato e aperto questo grande momento di contemplazione. Ci poniamo